Nome: Manuel. Daniele. Cognome: Ferri Marini. Ricci. Soprannome: Non c'è. La Zanzara. Età: 28, quasi 29. 29. Luogo di nascita: Anzio. Sansepolcro. Stato civile: Sansepolcro, italiana. Italia. Stato civile, sei sicuro che è l'Italia? Sì, sì, Italia. Stato civile: Celibe. Figli: No. Uno. Professione: Calciatore. Speriamo calciatore. Numero di maglia: 10. 27. Da bambino cosa sognavi di diventare? Calciatore. Ma è un pilota d'aerei. Ti piace Potenza? Sì. Sì. Descrivila con un aggettivo: calorosa. Film preferito: John Q. Recitaci una parte. Non me la ricordo. Il gladiatore. Recitaci una parte. Sono Massimo Decimo Meridio. Libro preferito: Le barzellette di Totti. Libro no. Poeta preferito: Neanche. No, sono troppo ignorante. A che età il primo bacio? 14. Ma mio padre e mia madre mi hanno detto da piccolo. Già con avevo... chi? Non lo so. Con una ragazza di Sansepolcro. E a che età la prima volta? 15, 16. 14. Single o coniugato? Coniugato. Single. No, che? Come vuol dire coniugato? Fidanzato, sposato. Coniugato. Rifalla. È bella così. Oltre il Potenza, per quale squadra tifi? Inter. Juve. Chi è secondo te ad oggi il calciatore più forte al mondo? Cristiano Ronaldo. Messi. L'allenatore più forte? Klopp. Guardiola. Chi vincerà la Serie A? La Juve. Inter. La Champions? L'Inter. No, l'Europa League? Napoli. L'Europa League... non so chi c'è. La Coppa Italia? Napoli. La Coppa Italia la lasciamo alla Roma. E la Serie C? La Serie C non lo diciamo. Non te lo dico. Chi è più forte tra te e Manuel? Io. Chi è più forte tra te e Daniele? Ma Daniele si offende, però. Io. Descrivici il tuo gol. Niente, ho visto che il difensore stava colpendola di testa, l'ho intercettato e ho provato a tirare. Descrivici il suo gol. Io ho messo un cioccolatino. Descrivici il tuo gol. Daniele ha fatto una bellissima azione sulla sinistra, ha scaricato una bellissima palla e io ero stato lasciato un po' solo dai loro centrocampisti, ho stoppato, ho tirato e la palla andava dentro. Descrivici il suo gol. Il suo gol è stato veramente bello perché un rilancio del difensore loro in zona centrale, anche se abbastanza lontani, Daniele aveva visto il portiere che era rimasto un po' defilato e di prima intenzione ha tirato e ha fatto gol. A chi dedichi la tua rete? Alla mia famiglia. Io i miei gol li dedico sempre alla mia ragazza perché è quella che è stata più vicino a me nei momenti più difficili. E poi mi piace tanto festeggiarli con i compagni che di solito al momento non stavano giocando. Visto che hai detto che sei più forte e lui ha affermato lo stesso, facciamo una sfida di palleggi? Va bene. Va bene. Un aggettivo per il presidente Caiata. Simpatico. Vulcanico. Chi è il più simpatico del gruppo? Mario. Ci sono diversi, dai. Chi è il più antipatico? No, non ci sono antipatie. No, antipatici non ce ne sono. Il più permaloso? Più permaloso... No, non te lo so dire, il più permaloso. Talla, secondo me, è abbastanza permaloso. La testa calda? Ricci. Testa calda dipende in che senso. La vittima preferita? Sempre Mario. Ce ne sono diversi anche qui. Facci i nomi.
Io, a me piace prendere in giro Iome. Un saluto con la tua esultanza. Un messaggio ai tifosi. Continuate a starci vicino e continuiamo a sognare insieme. Lotteremo sempre fino al 90esimo e suderemo la maglia. Saluta Daniele e fagli un augurio. Dani, 30 di questi gol. Saluta Manuel e fagli un augurio. Ciao Manuel, è inutile che dici che sei più bello di me, ma sono io più bello. Grazie Manuel. Ciao. Grazie Dani. Grazie. Bene.